Benvenuti, benvenuti allo speciale Medicina. E allora, abbiamo parlato la scorsa puntata di immunoterapia, una grande evoluzione nel campo scientifico e nella cura di alcuni tipi di tumore. Abbiamo precisato che non prescindono queste cure da quelle che sono le terapie convenzionali, ovviamente. La chemioterapia esiste e in gran parte delle malattie tumorali ha la sua efficacia, la sua ragione d'esistere e d'essere. Le immunoterapie sono una nuova scoperta, anche perché abbiamo visto che alcuni tumori, come per esempio il melanoma o il tumore del polmone o addirittura il tumore della prostata, soprattutto il tipo avanzato, nell'8% con l'immunoterapia c'è una sopravvivenza ancora più lunga dei previsti 5 anni. Non parliamo ovviamente di risoluzione, ma parliamo anche di una buona quantità addizionata a un'altrettanto buona qualità di vita. Ecco, l'immunoterapia sfrutta quello che è un malfunzionamento del sistema immunitario. Il sistema immunologico ci difende contro tutti quegli agenti estranei che in medicina si chiamano antigeni ed è programmato per effettuare attraverso i suoi guerrieri una lotta messa lì per porre fine ad una cellula che decide di intraprendere una strada diversa, ma cosa ancora più grave, di portare a sé le altre cellule. Allora questi linfociti T, che sono proprio le cellule della difesa immunologica, dovrebbero combattere e abbattere l'aggressore, invece per un errato meccanismo i linfociti T continuano oltre, distruggendo quello che c'è dentro di noi e ovviamente favorendo inverosimilmente la espansione, la vittoria di questa cellula tumorale che abbiamo chiarito proprio così tanto intelligente, credo che non sia, anche perché decide di distruggere il corpo in cui lei stessa è ospite. Quindi chi decide di suicidarsi sicuramente, a meno che, voglio dire, casi particolari, mi riferisco agli umani con dei problemi psico-emotivi di cui abbiamo anche affrontato l'argomento, la depressione, purtroppo problemi legati all'ambiente di tipo sociale, intelligente non è, ma questo vale per la cellula, ovviamente. Il suicidio è sicuramente una forma di disperazione verso la quale io ho un grande rispetto e ovviamente mi sembra giusto anche il silenzio, tra virgolette. Bene, abbiamo parlato quindi come l'immunoterapia dovrebbe agire, quindi fare in modo che noi introduciamo nel nostro organismo qualcosa che istighi i linfociti T, che rimangono un po' così rimbambiti di fronte all'azione contro il tumore, ad essere stimolati per raggiungere quella che è l'azione finale, cioè distruggere le cellule tumorali. Bene, speriamo che gli studi scientifici possano andare avanti e le cose possano migliorare sempre di più, visto che ormai abbiamo stabilito dalle neuroscienze che, oltre che l'adolescenza arrivare all'età di 26 anni, gli anziani non sono più coloro i quali hanno compiuto 50-55 anni, ma sono i 75 anni, quindi dai 75 anni in poi ci possiamo considerare tutti anziani e che ben venga la vita lunga ma senza disabilità ed inabilità. Bene, vi presento subito i miei ospiti di studio, con me la dottoressa Gina Bosco. Gina Bosco è un medico del servizio di epidemiologia di Agrigento e accanto alla dottoressa Gina Bosco la dottoressa Laura Bove, che si occupa del settore infermieristico, anzi è responsabile infermieristico a livello, ecco, precisiamolo. Si fa cure palliative Oh, per Agrigento. perfetto. Ah, e poi lo riprenderemo questo argomento per capire bene di cosa si tratti. Allora, dottoressa Gina Bosco, oggi facciamo il punto della situazione. Allora, intanto volevo chiederle, perché tutti pensiamo di saperlo, ma in realtà non lo sappiamo, ma cos'è l'influenza? L'influenza è una malattia infettiva fortemente contagiosa, che si presenta in maniera stagionale, soprattutto nei mesi autunnali ed invernali, e che è capace nelle sue epidemie stagionali di fare grossi numeri, insomma, di coinvolgere grossi numeri di persone che vengono attaccate da questo virus. E i ceppi relativi a questa infezione di virus antinfluenzale sono diversi, sono tantissimi. E le varianti che vengono contenute nel vaccino che cerca di lottare contro questa infezione sono delle varianti che ogni anno vengono stabilite dall'OMS per studi particolari, perché se ne riscontra la presenza in Asia. E quindi questo precoce studio fa sì che nei tempi giusti riusciamo a avere, quando la malattia arriva nelle nostre zone, un vaccino adatto.
che si contrapponga a questa infezione. E soprattutto si tratta di quattro ceppi particolarmente presenti. Quest'anno, per esempio, è sempre presente il virus della pandemia, quella che si presentò nel 2009, che è l'H1N1, AH1N1. E cioè, pandemia significa che si ripresenta sempre nella stessa zona, no? No, epidemia significa che si ripresenta sempre, l'aspettiamo, insomma, sappiamo che, però non è endemica, nel senso che non si presenta in maniera così, e di solito è proprio in un periodo, come dicevi tu, il periodo che appunto in questo caso è autunno-inverno. E la pandemia invece è anche attesa, perché chiaramente gli studi epidemiologici fanno sì che si tenga in considerazione questa eventualità, che è frequente. In ogni 8-10 anni, insomma, si presenta una pandemia. In una certa comunità, in una certa popolazione. Sì, e il problema della pandemia che si presenta sempre nella stessa zona. Pandemia invece poi è pan, esatto, praticamente coinvolge più stati, più governi. In realtà potrebbe coinvolgere tutta la Terra, ma chiaramente sono più predisposti quelle popolazioni che si spostano di più. Sì. Quindi Occidente ed Oriente vengono colpiti. Si inizia sempre dall'Oriente, quindi dall'Asia, perché è lì che inizia questo primo contatto, perché si tratta sempre di virus che si sviluppano prima negli animali, come si è detto per l'aviaria, tutti abbiamo sentito parlare, no? Dell'aviaria. Ma l'aviaria non esiste più? No, l'aviaria esiste sempre, interessa gli uccelli, interessa le galline, interessa... Ecco, Bosco, lo sa che ultimamente abbiamo visto tanti volatili morti per le strade, cioè ovviamente molti hanno detto sarà stato il veleno per i topi, no? Perché comunque li abbiamo trovati dappertutto, quindi è probabile che ci sia stato tra di loro, no? Allora, non mi risulta, perché io so che il servizio di veterinaria ha fatto i suoi controlli e non mi pare che sia stato presente questo, perché altrimenti sarebbe un pochino più problematico e anche il nostro servizio sarebbe stato coinvolto. Se vogliamo tornare un attimino indietro, nelle pandemie, cosa a cui noi del nostro servizio ci prepariamo, perché sta sempre lì dietro l'angolo l'opportunità. Ricordiamoci la spagnola, si ripetono sempre le stesse cose, ma non è mai 1914-1918, più morti dei conflitti mondiali 1 e 2, messi soprattutto insieme. Della prima guerra mondiale, perché molti erano proprio i soldati che erano al fronte, che venivano colpiti da questa malattia contagiosissima. Chiaramente le condizioni fisiche erano proprio inerme, perché si trattava sempre di popolazioni, a parte sottoporsi allo stress della guerra che coinvolse sia l'Europa che anche gli Stati Uniti, per cui questa fu una malattia che si iniziò ad agosto, credo, e si diffuse fino all'anno dopo, quindi in tutto questo suo movimento dall'Asia ha raggiunto l'Europa e è arrivata anche in America, e sono morti milioni di persone. Comunque queste sono delle situazioni più gravi, perché oggi non abbiamo più queste situazioni di abbassamento delle difese immunitarie, cioè siamo un pochino meglio dal punto di vista fisico. Ma poi esistono i vaccini, dottoressa Bosco, anche questo ci aiuta. Dubbio. Ma aspetti, lei parlava di influenza che origina anzitutto degli animali, quindi uccello, l'aviaria, ma anche il maiale. Certo, sì, il cane, tutte pollame, perché chiaramente dipende, perché c'è questo passaggio. Non vorrei complicare le cose, però il passaggio dall'animale all'uomo, il passaggio di specie, è lì che può incattivirsi il virus, no? Per cui quando noi parlammo di aviaria, temevamo che ci fosse il passaggio dall'animale, dall'uccello, in questo caso all'uomo, perché poi lì siamo impreparati, perché non è che avevamo un vaccino pronto a quell'epoca, per cui... Sì. Però ci fu un vaccino sperimentale, molti colleghi lo fecero in ospedale. Ma non confondere la suina. No, per l'aviaria. Per l'aviaria non si trattò di un vero e proprio vaccino specifico, perché ci saremmo tranquillizzati tutti, invece siamo sempre in ansia. Comunque, poi nel 2009 invece ci fu la famosa suina. Ecco, che seminò tanti morti anche. Cioè, il fatto che noi avessimo già subito un vaccino e che le condizioni fisiche di un soggetto oggi non sono quelle del 1918, ha fatto sì che diventasse quasi blanda come epidemia. Ma dottoressa Bosco, lo sa qual è il paradosso dei morti? Furono tantissimi nel 1918 con l'influenza, con la spagnola. Il fatto che in quel periodo ci fosse proprio la dieta mediterranea, che in realtà nasce come dieta povera, e per questo erano malnutriti. Il paradosso della dieta mediterranea di allora, perché furono i soldati tedeschi anche nel dopoguerra che misero in atto questa cosa della dieta mediterranea, che da un lato
lato ci preserva da malattie perché è la dieta quella più salutare, dall'altro per motivi di povertà ha reso più fragili immunologicamente i soldati e le, non la era povertà. Una dieta ben fatta, ovviamente non c'era, c'era sicuramente la carne e il pesce, c'era la denutrizione, però verdure, ecco, verdure, sì, molte verdure, però tu sai bene che quando si vive in condizioni ma anche di ambientali, nel senso che non c'erano i riscaldamenti, non esatto. quindi chiaramente l'organismo si deprime e non riesce la a civilizzazione ha dato sì, anche chiaramente insomma. I vaccini aiutano tantissimo, ma aiuta anche che, cioè, noi oggi non siamo tutti vaccinati, io sì. Io sono vaccinata io sì per l'influenza, ma non tutti si vaccinano e chiaramente la maggior parte delle persone non ha grandi complicanze, però una bella fetta che sono le persone più fragili, fragili si intende anziane, con patologie a rischio, che in gravidanza, cioè quelle persone dove una infezione che può essere banale per alcuni diventa impegnativa per ovviamente, gli altri, ecco sì. perché la strategia di vaccinazione è così estesa a gran parte della popolazione, perché dobbiamo cercare di interrompere la circolazione del virus. Io sono sana, mi vaccino, anche se mi facessi un'influenza, che poi me la faccio male io l'influenza, quindi non è vero, comunque il mio esempio non conta tanto, però dico sarebbe un problema relativo, ma una persona che ha i suoi 80 anni, i suoi 70 anni, che già ha problemi di natura, di diabete, di broncopatici, cardiopatici, cioè, con tutto, con problemi renali, di bambini che hanno storie di asma nella tutte loro tutte le patologie certo. di ogni età. Certo. Dottoressa, sì. aspetti, allora, io di intanto solito... vorrei, no, perché noi lo vogliamo sapere tutto quello che sì, ha da dire posso. Riguardo all'influenza, intanto ha detto H1N1, è la suina questa? Sì, è la suina che è presente ancora nel vaccino, perché ancora il virus è presente nel territorio, questo è per dirne una, e abbiamo avuto un caso, il primo caso che mi è stato notificato come in ricoverato al di Cristina di sì. Palermo, un bambino del nostro territorio, che appunto ha avuto l'H1L1, N1. E diciamo che anche quella infezione che ha causato la morte di una signora 2-3 anni fa nella nostra UTC, e quindi dico, e c'è sempre, è presente, ecco perché il vaccino che contiene due sierotipi di gruppo A e 2B ha mantenuto dal 2009 ad oggi sempre presente nel vaccino questo antigene contro l'H1N1, perché continua importantissimo, a diffondersi, importantissimo. Sì. Allora, dottoressa, la risposta di alcune persone, alcune, ovviamente non parliamo di totalità, ma di generalità sì. nella risposta. Io ho fatto il vaccino e mai l'avessi fatto mi è venuta l'influenza. Lo vogliamo dire che magari non era proprio l'influenza? Io sono anche più... voglio dire, è possibile che sia... perché il vaccino copre per l'80%. Tutti i vaccini non sono al 100% funzionanti. Ma non c'è una parainfluenza il più delle volte? Le parainfluenze ci sono, i raffreddori intensi ci sono, le ricadute da influenza ci sono, però dico, non possiamo escludere che uno se la becchi pure l'influenza pur essendo stato vaccinato. Diciamo che magari l'interessamento del corpo è meno intensa, perché chiaramente già certo. appena tu vieni stimolato dall'infezione subito i tuoi anticorpi che erano stati generati dal virus alla vaccinazione subito vengono fuori, per cui dovrebbe essere meno intensa, ma non si può escludere, perché ripeto, se la diamo per buona l'80% di efficacia, ma è un grande numero. Vabbè, allora questo 20% può fare rimanere. Ma lo sa, dottoressa, che ho detto che non era vero che fosse stato il vaccino di influenza? Doveva consultare. Adesso come faccio? No, ma non ci preoccupiamo per questo. Perché ripeto, al momento in cui si vaccina molta gente, questo 20% sì. viene. Vabbè, però viene in forma viene un po' più blanda rispetto all'influenza, che a volte dubbio, è veramente, in alcuni casi è stata drammatica. Allora, sì. dottoressa, facciamo un piccolo salto indietro, allora così per un chiarimento generale. Quindi qualche anno fa questi vaccini antinfluenzali, cioè le vaccinazioni, hanno subito un calo. Un calo perché due morti sospette hanno destato il dubbio che ci fosse qualche miscuglio, intruglio da maga magò nei vaccini, tutti a bersagliare le case farmaceutiche, che poi ben vengano le case farmaceutiche, fanno voglio il loro dire, lavoro. Ci saranno degli interessi, ma sono degli interessi che poi si addizionano al nostro interesse che riguarda la salute, no? Oh. E allora, cosa è successo? Cioè, l'abbiamo... Allora, insomma... io non so se si riferisce al 2014. Esattamente. No, lì non è successo proprio un bel niente. Esatto. Praticamente la nostra azienda aveva iniziato la vaccinazione subito, perché noi siamo sempre puntuali, precisi, e quindi abbiamo iniziato subito con grandi numeri di vaccini che nel giro di una settimana erano stati consumati, proprio in relazione a quella tipologia di vaccino, oltretutto, che arrivò prima rispetto all'altro, e che quindi tutti gli anziani, era il vaccino che si faceva agli ultra 65 anni, che oggi non sono più anziani,
io ho 65 anni, ma che allora erano anziani. E da noi andò benissimo, che, tanto che alla data del 13 o 14 di novembre, dove l'avevamo già finito il vaccino, ci fu a Siracusa questo caso che fu di concausa, o che cosa fu, non di concausa, fu una concomitanza di temporale, esatto, di eventi per proprio. Cui ci fu un caso in particolare di una signora, se non ricordo male, che ma dopo aver fatto signore, un signore, perché sono stati poi due dei sì. Ma che non c'entrava niente il vaccino, lo dico io, ma sai, io faccio il vaccino ed esco e mi piglio non so, una che ti posso dire, posso avere un incidente stradale, posso avere anche un'altra infezione concomitante, certo. Posso avere qualsiasi cosa. La casualità, il lotto vaccinale. Comunque il lotto è stato studiato, è stato ritirato, quindi non è che si dice non è successo niente, non è però quello. Da lì la sfiducia nei confronti dei vaccini. Ma erano gli stessi lotti, ma no, la sfiducia è sempre dietro l'angolo per ogni cosa che va contro quelle che sono le nostre aspettative. Esatto. Perché chiaramente è sempre. I vaccini, come tutti i farmaci, possono dare degli effetti collaterali, ma è logico che sia così. Solo che nel tempo sono diventati così studiati, così sicuri, per fortuna, che ora noi che ci occupiamo di questo nell'ambito della vaccinologia siamo sereni ad affrontare. Sappiamo che possono esserci degli effetti collaterali, delle emergenze qualora ci fosse un problema di shock anafilattico per allergia. La stessa cosa con qualunque farmaco. E oserei dire con qualunque evento esterno a noi che si presenta come la puntura di un insetto. Cioè, chiaramente, dico, il punto interrogativo c'è sempre. Il problema è farlo da chi? Nei centri vaccinali, dove abbiamo l'adrenalina, l'ossigeno, cioè il primo approccio, eventualmente dovesse manifestarsi qualche sintomo di natura allergica, si può subito combattere. E anche dal medico di famiglia, dove appunto... Medico di famiglia. Allora, i medici di famiglia effettuano le vaccinazioni, sono loro per gli anziani oppure ci pensa il centro vaccinale? Sì, sì, sì. Allora, la campagna è rivolta soprattutto ai medici di medicina generale e a qualche pediatra di libera scelta che comunque, anche se non partecipa attivamente, per esempio nella nostra azienda non partecipano attivamente, però collaborano mandando tutti i bambini a rischio, tutte quelle condizioni insomma che meritano la vaccinazione. Per cui il centro vaccinale vaccina soprattutto i bambini che vengono mandati dal pediatra e poi altre persone che per affetto, per abitudine, sono abituati a venire nei nostri centri vaccinali, quindi non, in ogni caso siamo sempre disponibili. Ma man mano che gli anni sono passati, e dal 2010 credo che la vaccinazione venga effettuata dal medico di famiglia, è sempre stato un rapporto che è migliorato nel tempo, nel senso che il medico si è sentito sempre più sereno perché ha fatto esperienza e poi si è reso conto che vaccinando i propri pazienti durante il corso dell'anno riduce le complicanze per le visite, tutte le complicanze, la malattia e le complicanze della malattia. Ovviamente. Devo dire che dal punto di vista sociosanitario, torniamo al discorso delle aziende che fanno affari sul vaccino o su altro, c'è anche un minor consumo di tutti quei farmaci cortisonici, antibiotici, che dovrebbero essere somministrati nelle complicanze. Esatto. Quindi l'effetto si vede, è di lunga durata, cioè non possiamo dire, abbiamo lavorato bene e anche i colleghi medici di medicina generale sono sereni, la vaccinano bene. Quest'anno abbiamo fatto proprio il clou, abbiamo vaccinato benissimo e continuano a chiedermi vaccini, ho dovuto fare altri acquisti. Dottoressa, però diciamolo, lo sa tutta l'Italia, è il fatto che comunque sono previste anche delle esenzioncine per i medici che si rifiutano di vaccinare, quindi dico anche questo ha messo un po' a rigore e in disciplina tutti noi della classe che facciamo parte della classe medica, no? Anche questo ci voleva forse, però io una tiratina d'orecchie. Oggi posso dire che non si rifiuta più nessuno nella questo nostra azienda, piacere. Diciamo che ci può essere quello più, però è così, la maggior parte di persone lavorano benissimo. Teniamo conto che abbiamo già consumato qualcosa come 78 o 79 mila vaccini. Sono contenta che questo avvenga, il vaccino quindi salva la vita, non dobbiamo dimenticarlo. Già ci sono milioni di italiani a letto con l'influenza. Allora, volevo dire una cosa, lo sa che al nord hanno deciso nei centri trasfusionali, che bella cosa, di vaccinare i donatori perché si sono anche resi a sud. Anche a sud! Ma sicuramente! Bene, perché si sono resi conto che mancavano i donatori a causa dell'influenza e che c'era necessità di sangue. Allora, questa è una gran bella cosa. Voglio interrompere un attimo per dire tutto quello che riguarda la sanità. Siamo ancora tutti insieme e tutti uniti, per cui era la circolare nazionale che diceva, che dava questa indicazione per i donatori, e a livello regionale è stata recepita con il decreto. Bene. Quindi io, guarda, non avevamo ancora iniziato che mi chiamò, mi scrisse insomma un responsabile dei donatori, credo di Sciacca, non so, io non conosco, non mi ricordo bene il cognome, perché aveva una serie, io dissi che tutti i donatori avevano diritto, si rivolgevano al loro medico di famiglia o ai centri vaccinali e potevano.
Ma devo aggiungere che oggi il vaccino non si nega a nessuno. La strategia è quella, cioè voglio dire, una volta... Di non negarlo a nessuno. A nessuno, perché è chiaro che magari non puoi farlo tu, che non lo vuoi fare, ma io, tu e tutti gli altri lo facciamo e tu vieni protetto. Il discorso dell'herd immunity che esiste, l'immunità di gregge. L'immunità di gregge. Per cui, proprio per questo motivo, allora, se posso un attimino sul discorso della gravida, perché la gravida si comincia a vaccinare da poco. E devo contro dire, la pertosse? No, anche contro l'influenza. Ah, bene! Sì, sì. Era previsto già da qualche anno la vaccinazione della gravida. La gravida viene vaccinata al secondo o terzo trimestre di gravidanza, sì. E quando si aspetta appunto la nascita nel periodo dell'epidemia stagionale. Sì. Per cui così salvaguardi la donna che ha in grembo il feto, ma anche il nascituro. Allora, vedendo che c'è una certa, sai, in ogni cosa bisogna essere... innanzitutto preparati, conoscere e quindi poi affronti tutto con serenità. E si è stato anche previsto il discorso cocoon, no? Il solito discorso che abbiamo trattato tante volte insieme, l'effetto cocoon di vaccinare tutti quelli che stanno attorno alla gravida, attorno al bambino, in modo che se non puoi vaccinare un bambino troppo fragile o perché è ancora piccolo, perché ha delle patologie tali che non può farlo, vacciniamo tutto il resto. Sì. Vale nelle classi dove c'è un bambino, l'abbiamo sentito alla televisione, ormai sappiamo come funziona. Perché volevamo che tutti i bambini fossero vaccinati? È perché ce ne sono alcuni che non possono essere vaccinati. Per non solo che evitiamo che il bambino sano non si faccia la malattia, ma evitiamo anche che il bambino che non può essere vaccinato non si faccia un'infezione come il morbillo. Ma questo è l'altruismo, pensare agli altri. Ma lo penso anch'io, però sai... Siamo un bel po', per fortuna, siamo un po' votati a questa cosa, no? Alla salvaguardia della salute, personalmente ne sono pienamente convinta, per cui sono anche contenta con la strategia regionale che preveda questa gratuità anche in relazione a un calendario vaccinale, a prescindere dall'antinfluenzale, che è così... è ricco di tante vaccinazioni gratuite, laddove dovessero essere pagate con una banale ricetta puoi anche ovviare. Per cui ci dobbiamo credere. Purtroppo i Novax hanno creato tante di quelle, insomma, diatribe. Ma sai, poi ogni mattina... su base non scientifica, dottoressa. Si può Bosco. Mettere in dubbio qualsiasi cosa, così d'amblè. Uno che non conosce può farlo, ma poi chi conosce deve ribattere. E noi siamo qua per ribattere. Allora, dottoressa Bosco, per concludere il discorso, ricordiamolo: adesso c'è il vaccino antinfluenzale e quindi bisogna assolutamente vaccinarsi. Ecco, poi abbiamo dai 60 anni in poi, i giovani 60 anni, visto che ormai si è anziani a 75 anni, allora i giovani 60 anni possono già iniziare, oltre che l'antinfluenzale, anche l'antipneumococcico. Certo, la campagna prevede anche quest'anno la cosomministrazione, o comunque anche... se non contemporaneamente anche in momenti diversi, contro lo streptococco pneumoniae, contro un vaccino che contiene 13 sierotipi e che è coniugato, quindi stimola abbastanza il sistema immunitario ed impedisce tutte quelle patologie che sono legate... Pneumoniche gravi. Ecco, ma non solo di natura pneumonica, ma anche le otiti, per esempio noi questo vaccino lo somministriamo anche al neonato nel primo anno di vita, facciamo tre dosi, perché... contro le meningiti, le polmoniti, le bronchiti, le otiti. Cioè, ricordiamoci che l'otite nel neonato è incredibile. 50 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, il bambino piange, gli fa male l'orecchio. No, ma ancora non è l'otite. Una patologia quasi che esiste più. Sì, sì. Cioè, perché chiaramente sono molto protetti. E volevo aggiungere, la vaccinazione contro lo streptococco pneumoniae fa sì che si faccia meno uso di antibiotici, perché questo germe è particolarmente resistente agli antibiotici. Quindi se io sono vaccinato, che bella cosa, evito di fare un vaccino inutile, perché ormai i vaccini si sono ridotti. C'è un'alta resistenza all'antibiotico. Come no? Gli antibiotici hanno fallito oramai. In rianimazione usano gli antibiotici di un tempo passato perché quelli attuali non fanno più effetto e ci vogliono 30 anni perché gli scienziati vadano a ristudiare tutto il metabolismo batterico per distruggerlo. Sono diventati anche i batteri intelligenti adesso. Quindi il vaccino è l'unico strumento, oserei dire. Sì, anche io. Perché io penso che sia così. Poi oltre al vaccino contro lo pneumococco, abbiamo in associazione quello contro il 23 valente, perché è polisaccaridico. No, è sempre insieme, sono due vaccini, tutte e due contro il streptococco pneumonio. Il 13 è coniugato, quindi dà una risposta immunitaria abbastanza intensa. Il 23 non è coniugato, è polisaccaridico, la risposta è minore, però ricordiamoci che è 23, quindi il 13 più il 23 fanno un bel gruppo una forza contro questo tipo di germe. Quest'anno nel calendario c'è anche la vaccinazione associata, la vaccinazione contro l'herpes
zoster, il fuoco di Sant'Antonio, e io dico, è un vaccino, è una grande opportunità. Questo oltre i 65 anni, no? Allora, questo vaccino è già dal 2016 che viene offerto gratuitamente, sì, ai soggetti che vanno dai 65 ai 75, sì, anni, una fetta di 10 anni, sì, gratuitamente, e poi a tutti i soggetti dai 50 ai 65 che sono a rischio per fragilità varie, sì, per patologie, sì, e via di seguito. Chi ha avuto la varicella si vaccini contro l'herpes, sì, ma anche chi non l'ha avuta, perché non è detto che non l'abbia avuta. Ma intanto non lo sanno. Perché a volte ci si immunizza senza, cioè, si, e questo è pure vero. Consideriamo, sì, anche il fatto, così, a volte la nostra trasmissione è anche un modo per essere, cioè, insomma, stimolare, ironici, certo, simpatici, sì, sì, sì. Io penso a mia mamma, ai tempi magari non c'era questa educazione vaccinale di riportare tutto con precisione, mi disse che avevo avuto la varicella, io ho concepito due figli andando a scuola e poi mi sono ritrovata con la varicella insieme ai miei figli, ma per me è stata drammatica, io ho rischiato di morire, cioè, ma io sono stata anche fortunata, perché? Due gravidanze portate a termine senza, sì, che, sì, la varicella è peggio della rosolia, se no, viene in corso di... no per questa gravità, insomma, è relativa, per gli adulti è mortale, per gli adulti sicuramente tutte le malattie santematiche sono, per gli adulti problematiche, sono problematici, sì, perché la risposta del sistema immunitario è attivata, tu come immunologo, sì, è diversa, ed è una componente, tra l'altro c'è, cioè, una diffusione massiva nel corpo, quindi in tutti gli anfratti, sì, sì, veramente fastidiosa, mi è capitato di vedere diverse. Tornando al discorso dell'herpes, sì, zoster, siccome ci sono anche le recidive, quindi un soggetto debole, uno soppresso che ha avuto l'HIV, che altre patologie che ha avuto un tumore, insomma qualsiasi cosa che abbia depresso il suo sistema immunitario, più facilmente ha le recidive da zoster, però quindi vacciniamoci, ma non dopo, perché non è curativo il vaccino, esatto, è, esatto, preventivo, sì. Molta gente che si rivolge a noi per avere fatto questa vaccinazione pensa, siccome ha avuto le recidive, dico anche ai colleghi, a volte possiamo provare, ma non è detto che abbia effetto in questo senso, perché magari riduce le recidive. E comunque vi devo dire che io nell'ambito, negli ultimi mesi, qualche medico mi ha fatto le notifiche finalmente di herpes zoster, e mi sono accorta che è frequentissimo, e se, soprattutto tra i soggetti che hanno 55 anni, quindi relativamente giovani, cioè fra noi giovani, dottoressa, sì, sì, che sì, siamo, sì, giovani, sì, senza, sì, questa, sì, età, giovani, sì. Le neuroscienze l'hanno detto, quindi oggi dico, infatti io pensavo di vaccinarmi anche per quello, ancora non l'ho fatto, ma voglio fare. Va bene, dottoressa, è stata esaustiva, ci ha detto tutto, quindi alle donne in gravidanza il vaccino antinfluenzale, il vaccino antipertosse, perché la pertosse non lascia un'immunità duratura e quindi si protegge il bambino, e bisogna vaccinare il nonno, la nonna, che stanno insieme l'effetto alla cucù, mamma, tutti, esatto, quelli che stanno attorno al bambino, esatto, e alla mamma. Importantissimo. Ricordiamo che il fuoco di Sant'Antonio è cosiddetto non per Sant'Antonio, era un frate egiziano, questo Antonio, che combatteva contro il diavolo, ma il diavolo in realtà era quel fuoco che aveva sul bastone, pelle, del maialino, esatto, dell'uccellino. Esattamente. Che poi, ecco, è la chiesa che si trova in via Garibaldi, sai, San Francesco, sì, Sant'Antonio, sì, c'è tutta, sì, l'immagine con questa, pensa un po', ecco, infatti frate. E tra l'altro questo herpes zoster, vabbè, la dottoressa ha detto bene, noi non sappiamo se abbiamo avuto in realtà la varicella, perché un tempo le confondevano rosolia, varicella, no, ma se era poco sintomatica, sai, se era, sì, poco, sì, sintomatica, sì, ecco, sì, sì. E quindi magari uno non sa di averla avuta, però sicuramente lo zoster è legato a chi ha avuto già la varicella. Lo zoster, purtroppo, come tutti gli herpetoviride, ha una caratteristica, si insinua dopo aver dato l'infezione lungo le fibre sensitive nervose, si annida, si addormenta, va in quiescenza, poi un giorno a causa di uno stress psicoemotivo fisico si risveglia, ripercorre gli stessi tragitti che aveva ripercorso per andare a dormire, e lì si scatena nella parte opposta all'inferno. Ecco perché l'herpes simplex non va più via quello sulle labbra e ritorna stagionalmente, visto che lo stress è il sole, il caldo sono motivo di ricomparsa. Non ce ne liberiamo quando arriva questo virus, quindi vacciniamoci. Però può capitare. No, magari non può capitare. Questo herpes è insidioso, è proprio insidioso questo virus. E va bene, ci scherziamo anche un po' su, però è la verità. Ok, grazie dottoressa Gina Bosco. E allora adesso parliamo con Laura Bove, quindi ripetiamolo, Laura Bove è... Io sono il coordinatore infermieristico delle cure palliative Sisifo Agrigento. Perfetto, cos'è Sisifo? Allora, prima di dire che cos'è Sisifo, voglio fare complimenti alla dottoressa, mi permetto, perché certo, vaccino è vita, vaccino è prevenzione. Sì. In più faccio un piccolo intervento quando, giustamente, Simona, tu poco fa hai detto vaccini contro le cellule tumorali, contro quelle cellule che impazziscono. E quindi adesso diciamo di cosa si occupa Sisifo. Sisifo è un consorzio di cooperative sociali che si occupa di sociale e di sanitario.
Io nello specifico mi occupo di cure palliative, dove il team è composto da una multidisciplinarietà. Ci sono i medici, palliativisti, gli infermieri, le psicologhe, logopediste, fisioterapisti e gli OSS. Sì. Che quindi vanno a completare il team. La centrale è composta da operatori che si occupano appunto di organizzare quelli che sono i PAI che arrivano dai distretti di Agrigento, e in più c'è un medico coordinatore e uno psicologo che fa supervisione sui professionisti, perché chiaramente i professionisti che si occupano di cure palliative, che sono una cosa molto delicata, hanno necessità di essere supervisionati, quindi anche discutere quelli che sono i casi difficili, quelle che sono le loro difficoltà e anche i loro bisogni formativi. E in più la cosa che molto mi è piaciuta oggi, carissima dottoressa, è il fatto anche di fare una campagna nei confronti dei parenti che assistono i pazienti in cure palliative. Perché come tutti sappiamo, il paziente in cure palliative è quel paziente che non risponde più a nessuna forma terapeutica. Eh sì. Quindi il team si deve occupare, oltre che dell'assistenza, diciamo, sanitaria, controllare il dolore, nutrirlo e portarlo a quella che è la buona morte. E allora, queste cure palliative, così un po' per ritornare sull'argomento e nella comprensione di chi ci ascolta, che cosa significa cure palliative? Cosa vuol dire in realtà? Cure palliative è una grandissima parola. Cure palliative è stata un'invenzione della scienza fantastica, perché vai ad assistere appunto quel paziente che proprio nel significato della parola non risponde più a nessuna terapia. Quindi tu lo devi curare il sintomo, devi curare il dolore, devi curare la malnutrizione, devi curare la famiglia, sì, devi curare l'aspetto psicologico, l'aspetto sociale. E appunto Sisifo si occupa molto delle persone, si occupa molto dell'aspetto del bisogno, perché c'è stato un episodio appunto dove Sisifo ha donato una culla a un bambino affetto da una rara patologia, perché si occupa anche del particolare, del bisogno della persona. Ecco, questo è bellissimo, perché significa andare incontro a delle difficoltà che, oltre che logistiche, sono materialistiche, pratiche, vere, reali, no? Familiari. Infatti credo che in questo team lo psicologo sia importante, oltre che per il paziente, probabilmente, questo io in realtà non lo so nello specifico, ma per tutto quello che sta attorno al paziente, che è la famiglia. Io penso che nei confronti di un paziente terminale ci sia veramente l'aspetto familiare molto importante, anche da salvaguardare nell'approccio, nell'abbracciare, nel condividere il dolore, la sofferenza, alleviare le sofferenze del paziente e anche quello, insomma, di alleviare le sofferenze del familiare che assiste il paziente. Quanto è difficile questo ruolo nella sua esperienza personale? Questo ruolo è molto difficile, perché devi entrare in un sistema empatico, ma non ti devi nello stesso contempo fare coinvolgere. E non è facile, perché a volte vedi delle situazioni particolari, perché chiaramente chi è in cure palliative può avere da 0 anni a 100 anni. Sì. È proprio difficile. Perché non è una fascia d'età come può essere, diciamo, quella dell'assistenza domiciliare, anche se lì nell'assistenza domiciliare integrata entrano persone anziane oltre 65 anni, ma a volte ci sono dei casi particolari anche d'età inferiore. Mm. Chiaramente noi stiamo parlando di cure palliative, le cure palliative vengono erogate sia all'hospice che a domicilio. Perché a volte viene scelto il domicilio? Il domicilio viene scelto perché giustamente la famiglia può curare il proprio caro nella propria casa, e quindi in un certo qual senso viene anche prolungata la vita. Ah, ecco. Per cui cosa succede? Che soprattutto per quanto riguarda quella che è l'assistenza domiciliare, l'operatore entra nel proprio domicilio, entra nell'intimo della persona, per cui deve avere quella grossissima capacità di entrare in empatia, di essere in empatia con tutto il team, perché del team fa parte anche l'assistente sociale, che si va a occupare di tutte quelle che sono quelle disbrigo pratiche, perché a volte la famiglia si può trovare in difficoltà. Vedere qual è la rete dei servizi per poter farle interfacciare tutte. È capito. E allora, spesso non è proprio il paziente, cioè il familiare, che decide per le cure palliative a casa. Spesso il paziente, quando può, è in grado di decidere per sé ancora, no? Sì, che vuole rimanere a casa. Ha paura dell'hospice il paziente, diciamo, quando capisce che la sua malattia è grave. Esatto, per cui diciamo a volte la paura appunto dell'hospice e quindi la decisione di andare verso il domicilio. È chiaro che il consenso deve essere firmato dal paziente. Sì.
nel caso in cui il paziente chiaramente sia in grado, perché è una scelta. È una scelta. Cosa fa il team una volta arrivato a casa di questi pazienti? La cosa fondamentale che fa il team è la presa in carico e la presentazione. Chiaramente ognuno per il suo ruolo si presenta per quello che andrà a fare, cercherà di carpire tutti quelli che sono i bisogni della famiglia. Il medico palliativista, avendo appunto la possibilità di attivare questa serie di figure, sarà lui, nel caso in cui siano cure palliative specialistiche, ad attivare le diverse figure in base alle necessità e anche all'intensità degli accessi. Perché poi esistono anche le cure palliative di base, che diciamo che sono pazienti meno gravi, un po' più borderliner, sì, e se ne occupa il medico di base. Ah, ecco, queste sono informazioni che spesso noi non sappiamo. E in quel caso, quindi, allora, per quanto riguarda invece l'OS, lo psicologo, l'infermiere, cosa fanno nel contesto di una visita domiciliare? Provvedono alle cure, alle flebo, alla terapia, così per capire un po' quello che... Praticamente si occupano di tutto quello che chiaramente viene prescritto dal medico palliativista, sì, poi vanno a individuare ulteriori bisogni. Chiaramente l'OS, che è una figura, partiamo dall'OS, che è una figura molto importante, perché prevalentemente quello che viene attivato, come del resto l'infermiere, tutti i giorni entra nell'intimo della persona. Quindi ogni giorno, non tutti insieme. Cioè non tutti insieme. Questo è meglio, cioè, per capire insomma come avviene. Quindi tutti i giorni noi abbiamo chi va a trovare? Allora, praticamente tutti i giorni, in base a quello che decide e ai bisogni, che può essere il distretto a dare indicazioni e poi successivamente il medico palliativista, che va a individuare quali sono i bisogni e quali sono le figure che devono intervenire per l'assistenza. Sì. Quindi può essere che l'infermiere ci vada 3 volte a settimana o ci vada tutti i giorni in base, diciamo, al bisogno e all'intensità. L'OS può essere che ci vada tutti i giorni o che ci vada solo 3 volte a settimana. Lo psicologo solitamente è un accesso a settimana. L'assistente sociale solitamente un accesso ogni 15 giorni. Chiaramente, ma tutto relativamente ai bisogni, perché la cosa importante è la valutazione dei bisogni del paziente e della famiglia. Volevo chiedere una cosa per capire sempre meglio. Queste visite sono, diciamo, protocollate, è brutta questa parola. Programmate e organizzate. Organizzate, è perché volevo dire soltanto in una fascia oraria oltre la quale non è possibile avere l'assistenza, per esempio se il paziente dovesse stare male di notte, di sera, oltre l'orario, è possibile? Chiaramente il paziente sa, ha la possibilità di comunque di chiamare, di far intervenire l'operatore, che solitamente può essere il medico palliativista o l'infermiere, in base, diciamo, a determinate necessità e a livello della gravità. Ecco, quindi questo avviene in realtà. Insomma, devo dire che non è un compito facile tutto questo, eh? Allora, nell'esperienza a tutt'oggi, queste visite domiciliari hanno un po' sconvolto in senso positivo quella che è la cura, seppur palliativa, di un paziente che vive delle grandi sofferenze per una malattia che ha deciso, insomma, che la sua vita sia lì legata a poco tempo. Diciamo che sì, esattamente, sapendo il personale formato, chiaramente, perché sa che sta rivolgendo la propria assistenza a persone che stanno raggiungendo, diciamo, il tramonto della loro vita e il traguardo, quindi devono essere chiaramente formati a entrare con molta delicatezza all'interno di un nucleo familiare, perché chiaramente devi entrare. Esatto, in punta, devi di entrare. Piedi. E allora, queste cure palliative ancora oggi sono un po' confuse con le cure, cioè le cure di fine vita vengono scambiate un po' per eutanasia da parte di molti dell'utenza, insomma, in genere? Diciamo che a volte questa cosa viene un po' confusa e purtroppo torno a ripetere che chiaramente il personale che interviene al domicilio deve far capire la differenza, che non è eutanasia ma è accompagnare alla buona morte. Lei si occupa anche di donazione di sangue, esatto, no? Ecco, intanto lei vive a Sciacca, esatto, quindi nella realtà sanitaria di Sciacca. Ad onorem, Sciacca è stato sempre il paese della provincia di Agrigento in cui i donatori hanno spopolato, mettiamola così. Ha iniziato bene Sciacca anni e anni fa, anche con il dottore Lillo Ciaccio, che io voglio ricordare. Cominciò lui con la sua 500 a chiedere alla gente dona il sangue, fece un gran lavoro e adesso quello che c'è è anche in parte dovuto a lui, no? Certo, è anche dovuto a lui e chiaramente a tutta quell'evoluzione che c'è stata, perché c'è stato l'accreditamento, ovviamente, i decreti ministeriali che vanno a controllare un attimino di più, adesso abbiamo il dottore Ferrara, che sì, si occupa di, appunto, dell'Avis, del è scritto lui,
Esatto. E il dottor Paolo Ferraro, che si occupa appunto delle donazioni, della gestione della sanitaria, della... Ma della sono sempre tanti i donatori a Sciacca? Sono tanti, ma ne vorremmo sempre di più. Sì. E quindi posso lanciare un appello? Sì, certo. Diventate donatori. Donare vita, come vaccinarsi. È vero, è vero. E vaccinare. Donare vita. Noi abbiamo una grande piaga in Sicilia, eccoli, endemia, adesso la dico per bene, l'endemia, dove si ripete sempre una stessa malattia, e ancora qui i casi dei talassemici, della talassemia, insomma, sono non in aumento, ma stabili, e sono tanti. Ed estate, soprattutto ad agosto, poca gente dona il sangue, c'è questa difficoltà nella reperibilità di un materiale biologico che non si può fabbricare, lo dobbiamo donare noi. Ecco, io so, insomma, anche da noi la cultura della donazione, comunque, insomma, siamo stati sensibilizzati, c'è una buona risposta, però c'è sempre quella fetta, no, di gente, di giovani, che non va a donare perché è distratta dalla movida d'estate, dai viaggi, e ci si dimentica che c'è bisogno di tanto sangue. Ma quale potrebbe essere la strategia per invogliare coloro i quali ci ascoltano, anche i genitori, che sono coloro i quali vedono queste trasmissioni, dire ai figli che compiono 18 anni, è una bella azione, fa bene, non fa male donare, come possiamo fare? È un argomento, diciamo, abbastanza, diciamo, ostico questo qua, perché studiando un attimino purtroppo i ragazzi adesso, anche se ci sono molti ragazzi che vengono a donare, perché grazie, diciamo, alla formazione che l'Avis di Sciacca va a fare agli istituti scolastici, chiaramente per formare, per far capire ai ragazzi l'importanza della donazione e che chiaramente chi vicino a loro potrebbe avere bisogno. Certo. Poi chiaramente la prevenzione, la vaccinazione. Certo. Formazione soprattutto scolastica, certo, perché è lì che comunque la si può intervenire. E lì è importante. Comunque nelle scuole le varie associazioni, sì, le varie scuole fanno... vanno. Sì. Allora, a Sciacca si effettua la feresi, cioè anche la donazione, sì, del plasma o delle piastrine, perché ci sono tanti casi di anemici che non possono donare magari il sangue intero, ma possono donare i fattori della coagulazione, esatto, oppure le piastrine. Anche questa è un'azione meravigliosa che si può fare, ce n'è tanto bisogno. Quindi, allora, alla fine, questo senso della solidarietà, questi francesi che hanno messo questo termine, insomma, in Sicilia c'è la solidarietà, c'è l'altruismo? C'è. C'è, ecco. Questa è la bella risposta che volevo. Allora, dottoressa Bove, un messaggio a chi ci ascolta, siamo in conclusione. Allora, signori miei, come dire, dobbiamo essere più umani, abbiamo parlato di eutanasia, abbiamo parlato di altruismo. Quindi diventiamo donatori e aiutiamo anche tutti i pazienti in cure palliative. Esatto, grazie, dottoressa Bove. Allora, dottoressa Bosco, un messaggio a chi ci ascolta. Io lo so qual è. Vacciniamoci! No, no, quello è scontato. No, dico, dopo tutto quello che è stato fatto, detto, la legge, l'obbligo vaccinale, ci siamo resi conto che ci si vaccina e si sta meglio, non ci si ammala. Quindi basta con i preconcetti, basta. Basta. Ascoltiamo i nostri medici, sì, ascoltiamo il medico di famiglia, il pediatra, ascoltiamo chi conosce l'argomento, non lasciamoci chi prendere. Chi conosce le scienze non mediche. Non è un vizio, cioè il vizio di forma, gli dirà ma questa cosa farà bene, farà male, sì. Cosa ci guadagnano queste aziende ad ucciderci tutti con i vaccini? Non lo so, io sono vaccinatissima, ma sto anche bene. Esatto. Cioè, voglio dire, anche i miei figli, l'esempio è quello, quindi vaccinarsi con serenità. Esatto, e vacciniamo sia le femmine e i maschi contro il papillomavirus. Tutti il primo vaccino antitumore, però è il primo vaccino antitumore nel mondo. Abbiamo questa grande opportunità di un calendario ricco di vaccini costosissimi. Esatto, che sono gratuiti. Gratuiti. Approfittiamo, è un'opportunità da non perdere. Esattamente, esattamente. Perdere. Poi diciamolo, molti pensano, tutti questi vaccini chissà cosa contengano, non contengono nulla, contengono soltanto quel qualcosa che stimola il virus, il batterio, che stimola il sistema immunitario e per sempre noi saremo salvaguardati. Ma non è possibile che ancora questa informazione non arriva dall'altra parte? No, arriva, ma viene distorta, capisci? Viene distorta. Perché ogni volta che qualcuno dice una cosa che ci piace sentire, ma che faranno, che combineranno, esatto. Allora questo ci piace, questo, esatto, andare oltre e pensare. Esatto, è vero. Oppure, dottoressa, chi dice, ma tutte queste sostanze, il sistema immunitario, ma ci avete mai pensato che da quando eravamo piccoli all'età adulta abbiamo toccato di tutto, le sporcizie più assurde, il nostro sistema immunologico ha dovuto combattere non so quanti miliardi e miliardi e miliardi,
ma insomma il vaccino alla fine è molto meno di quello che abbiamo toccato. È purificato, contiene, non contiene più il mercurio da tanti anni, contiene basse dosi di alluminio, diciamo che per tutti gli eccipienti sono stati rivisti assolutamente e quindi insomma evviva le scienze mediche che vanno avanti. Grazie alle mie ospiti oggi, uno speciale medicina assolutamente femminile, una buona informazione. E io vi saluto, vi rimando alla prossima puntata e ovviamente per parlare di prevenzione guardate un po' cosa bisogna fare per scongiurare il melanoma e comunque cosa bisogna fare per conoscere sempre meglio noi stessi e il nostro corpo. Guardatelo, arrivederci e alla prossima puntata. Ciao ciao! We'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times. I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come